So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed, I don't know, one, two, three, four champions. I can't believe it. Salve ragazzi, benvenuti. Siamo al raduno del Caltacomics e oggi proporremo un video un po' diverso dal solito. Andremo in giro a chiedere a qualcuno tante cose. Vedeteci, a proposito. Allora, vorrei fare una domanda. Da quanto tempo seguite l'anime e manga? Allora, abbiamo iniziato, intanto quando ci siamo conosciuti, diciamo, abbiamo tenuto un po' nascosta questa passione per il fatto che purtroppo qua al sud la mentalità è un po' di pregiudizi. Sì, ecco. Però poi piano piano abbiamo iniziato a, più che altro che leggere manga, a guardare anime. Abbiamo iniziato con quelli in italiano, poi con proprio con Sword Art Online, che lo trasmettevano su Rai 4 e appunto siccome trasmettere una puntata a settimana era un po' lunga, abbiamo iniziato a vedere anche quindi l'anime in giapponese e sinceramente ci è piaciuto anche molto di più. Successivamente abbiamo iniziato appunto anche a vedere altro e poi lei ha avuto l'idea di iniziare a fare cosplay. Io più che altro leggo manga, perché mi piace più il manga, gli anime ci vuole più tempo e non abbiamo a disposizione, quindi preferisco leggere. Quindi stiamo parlando già da un po' di anni. Circa dalle fratelle medie, che è una ragazza che vuole scoprire questo mondo per la porta di giochi manga in classe. Questo è un modo di perdere tempo. Beh, io invece da quando avevo 8 anni praticamente, perché mia madre mi ha fatto leggere video per live, perché lei è appassionata e mi ha detto inizia con questo, ok. Incredibile. Un anno e mezzo. No, un 2 anni. Un 2 anni. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? I killed, I don't know, 1, 2, 3, 4 champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. What did you do to me? Alberto, che ne pensi della giornata? Oggi c'è stata una bella giornata perché comunque il tempo è stato a nostro favore e sono fatto il VIP perché ho il badge e sono bravo. E comunque saluto tutti quelli del gruppo, specialmente Barbara, perché lei è una persona molto cattiva e vi sconsiglio comunque di starvi lontano da Barbara perché puzza. Ok, ciao. Hai parlato troppo per questo video. Vabbè, non sanno che sono cosplayata. Sì, ok, ma di che? Di IQ e si chiama Shoyo Inada. Lo conosci Vid? Chiamato anche Vivid. È un sito di streamer. Sì. Ah sì sì sì. Ah sì 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 sì. Praticamente questo sito che cosa fa? Sì. Trasmette anime streaming. Bravissima. E ovviamente li porta legalmente in Italia, quindi significa sì. Che pagano i giapponesi, che vogliono tanti soldi e loro portano gli anime. Sì. Ok. Se volessi una serie in Italia, che non c'è in Italia, quale sceglieresti? Lo so che è una domanda difficile, però ci vuole dire. Il primo anime che ti piace, che non c'è in Italia e che vorresti portare? Ha uno Blue Exorcist. Quindi Blue Exorcist. Sì. Ok, Blue Exorcist, segnatevi tutti i nomi, vivi. Agame da Kill. Agame da Kill. Perché francamente è un anime bellissimo e lo sciocco con il Giappone. Se c'è Jojo già c'è tu. Hai ragione. Jojo è tu. Conoscete il portale di streaming Vivid? Sì, ho visto Tokyo Ghoul per esempio. Ma tutti hanno visto Tokyo Ghoul da lì praticamente. Esatto. Questa season ci saranno nuovi, tantissimi nuovi anime, Ardran Senki, quella di Fullmetal Alchemist, se la conoscete. E comunque se aveste delle proposte da fare a Vivid, quale anime consigliereste di portare? Oltre ovviamente che Kanshoujo no Jutikon, che ovviamente pensiamo che sia. Sì, è davvero carino. Io credo, cioè, consiglio il mio anime preferito che è Pandorez, anche se comunque spesso lo facciamo in altri posti. Penso che comunque sia. Vivid potrebbe anche. Sì, penso che sia un'ottima scelta anche per.
domande perché l'ho visto io, perché l'ho letto io, non lo so. Vorrei farmi una domanda. Se doveste scegliere una serie da portare in Italia, voi quale prendereste? Partito. Allora, c'è Gintama, che le prime due serie sono in italiano, tutto il resto è in giapponese. Mi piacerebbe portarlo in italiano. Che ricordiamo che è Dainit. Kill la Kill. Kill la Kill. Dello studio Trigger. Ricordiamo che Vivid quest'anno porterà in simulcast Ninja Slayer dello stesso studio. Tu invece qualche sono con lui con Gintama. Certo, giustamente Gintoki cosa deve fare. Gintoki fa altro col mio cosplay. Col suo cosplay. Anche questo è stato un po' di tutti questi costi. No, ma se sapete che te ne fai di tutti questi costi? E poi li presti. Giustamente. Lui ha un costume, avrà un 200 costi. No, 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 legalmente, quel sito bravissimo, si trova legalmente, si è sottotitolato ovviamente, perché la versione italiana, quella doppiata, sta uscendo per ora in DVD tramite Dive. Grazie della piccola intervista, è stato veramente un piacere. Peccato. Molto finto. Molto finto. Aspetta, voi volete è finto. Sai che ti viene acidità. È un po' pesante da digerire. Sì, è pure pesante da tenere. È tutta acqua quella. Tutta acqua. Va bene. Focus Senpai Bigento. Focus Senpai Bigento, mi dicono. Senti qua, ti faccio una domanda su One Piece. Ok. Lo conosci One Piece? Come non lo leggi? Non leggi One Piece, va bene. Io te la faccio lo stesso, vediamo che cosa ne esce. Quale di questi personaggi è entrato per primo tra questi, a far parte della ciurma di Luffy? A. Bibi. B. Sanji. C. Chopper. D. Nico Robin. La suggeriscono. Sanji è giusto, bravo, bravo. Bravo! A Calta Comics hanno risposto a una domanda su One Piece, anche se non legge One Piece. Questo è per farvi capire la profondità di One Piece. Uri! I ragazzi che abbiamo incontrato e che ho fatto a loro una domanda. Ho detto, se voi foreste un anime su Vivid, quale consigliereste? Sword Art Online, che ricordiamo è già su Popcorn TV, quindi lo richiedono pure di metterlo su su video. No Come è praticamente un anime demenziale. È geniale, perché praticamente lui deve fare due scelte, questo tizio. Ogni volta che gli capita qualche cosa, lui ha di due o tre alternative. E sono alternative assurde. Un anime demenziale che fa molto. E anche Gintama, che ricordiamo che Gintama i primi 50 episodi sono già Dainit, che è collaboratore di Vid. E ovviamente ci sono le episodi. E mancano la dodicesima, giustamente. Anime più lunghetti tipo Bleach. Ah, lunghetti non conviene. Anche tipo brevi, ma cioè non sono famosi, sono belli, sono quasi più non so, adesso mi vengono i certo. No, è vero, ma guardate, lo sapete, Vid quest'anno sta portando in simulcast ora 5 serie. Ninja Slayer sta portando, Arslan Senki, che è della stessa autrice di Fullmetal Alchemist. Ma guardate, non guardate. Dovete guardare, e ovviamente porterà tante altre cose. Sempre anche a questo, e noi infatti ringraziamo Covid proprio per questa cosa. E allora, ci troviamo con una cosplayer di Tokyo Ghoul, una delle serie più importanti di punta di Vid. Sì. Lo streaming portale italiano in cui ha portato proprio Tokyo Ghoul, l'ha fatto diventare famoso in Italia. E anche doppiato e mi ha permesso di fare la scelta. Mi pare anche giusto. Quindi dobbiamo innanzitutto ringraziare Vid per questa grande opportunità che ci ha dato. Che me lo fa vedere in HD e ogni venerdì. Sì, più o meno. Circa sì. Se vorresti consigliare un'altra serie a Vid, quale portale da vedere, anche che loro devono mettere nel loro portale. Sto pensando,
seconda che è orribile. Esatto, è la cosa più scena. L'ho vista solo per quello. Io dormivo nella seconda e poi c'è la terza che è Circus, che è abbastanza pesante. Anime e Manga Ita, iscrivetevi così ci fate fare i big money. Ciao. Ciao. Sì, tranquillo, ti farò fare i big money. Quello è tipo...